benvenuta Rossella. Ciao. Grazie. Grazie a te. Tutti noi ci ricordiamo cosa sono state le guerre nella ex Jugoslavia. E ci ricordiamo anche uno degli episodi più atroci di quella guerra, che fu l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni. E in questo libro che esce oggi, che si intitola Mi limitavo ad amare te, Rossella, tu racconti un episodio legato all'assedio di Sarajevo. E, protagonista di queste, uno dei protagonisti sono una serie di bambini messi su un pullman per cercare una salvezza dalle mamme o dall'orfanotrofio dove risiedevano. Si chiama Ognjen Tomić, detto Ogi, è collegato con noi, ma prima di parlarne vi faccio vedere questa scheda che in qualche modo ci inquadra quello di cui stiamo parlando. Non c'è la scheda? No. Ci sarà mai? Va bene, allora. Bene. Come inizio, mamma? E sai, il bello della diretta, come si dice, ma per noi va bene così. Allora, dicevo, un libro molto molto bello. Come ti sei imbattuta in questa storia e perché hai deciso di ridare vita a dei bambini che hanno avuto sicuramente l'infanzia rubata dalla guerra, dall'abbandono? Sì, mi sono imbattuta in questa storia leggendo un articolo di una testata online che si chiama Osservatorio Balcani Caucaso e che parlava appunto di questa storia dei bambini di Sarajevo che nel 92, a 3 mesi dall'assedio, sono stati portati in Italia per salvarsi dalle bombe. La cosa che mi ha colpito è che la maggioranza di questi bambini veniva dall'orfanotrofio di Bielave, alcuni invece avevano le famiglie, esattamente come Ogi, altri invece venivano dall'orfanotrofio, ma non erano necessariamente orfani, nel senso che alcuni comunque continuavano a mantenere i rapporti con le loro madri, per esempio, le vedevano regolarmente. Erano di famiglie difficili, esatto, magari complesse, di gente erano che erano stati messi in un istituto. Esatto, perché così potevano mangiare 3 volte al giorno, semplicemente. Quello che è successo è che nel caos della guerra è stato impossibile avvertire i genitori e quindi questi bambini sono partiti con l'idea che sarebbero stati in Italia qualche mese, invece la guerra, come sappiamo, è durata 4 anni, non hanno più visto i genitori per 4 anni, ma alcuni non li hanno mai più rivisti o li hanno ritrovati molti anni dopo. E peraltro il libro, che ha una scrittura veramente molto potente, quasi elettrica direi, è una scrittura che ti cattura e nella quale ti immergi come in un flusso importante, quindi non è un libro che lascia indifferenti non solo per i temi, per il tema, ma anche per il modo con il quale il racconto viene svolto. Comincia in questo modo folgorante, c'è questo bambino Omar che a un certo punto non sa più dove è finita la mamma, perché c'è un'esplosione, c'è una granata. Esatto. C'è una granata che gliela porta via, lui viene letteralmente strappato all'abbraccio della madre dalla granata. E questo, diciamo, è il terrore di tutti i figli, forse anche il tuo, Rossella, nella vita. È il terrore di tutti i figli. Io ero sicuramente una bambina, mi sono molto identificata con Omar, perché era una bambina devota, ossessionata dalla mamma, quindi... Ogi, grazie per essere con noi, ti chiamo Ogi come il tuo soprannome, tu sei Danilo, uno ognuno ha un pezzetto di qualcuno, no, comunque sì, esatto. Sei uno di quei bimbi messo su quel pullman dalla tua famiglia, da tua mamma, se non erro, avevi 12 anni. Mi dici, prima di tutto, cosa è stato per te a 12 anni, se non erro, 12-13 anni, l'impatto con la guerra? Perché noi parliamo di famiglie come le nostre, che una mattina si svegliano e scoprono che il loro vicino è il nemico, perché quella è stata la guerra nell'ex Jugoslavia. Ogi. Buon pomeriggio, sì, diciamo che la guerra veramente ci ha sorpresi tutti, no? Nessuno di noi si aspettava, soprattutto noi che abitavamo nella città, che poi sarebbe successo quello che è successo. Quindi basta pensare che veramente poche settimane prima della guerra noi andavamo a scuola, facevamo i compiti, avevamo le gite scolastiche, qualche mese prima della guerra eravamo sulle piste di sci a sciare oppure a festeggiare il Capodanno in qualche luogo di villeggiatura, poi ad un certo punto all'improvviso ci è piombata addosso questa furia. Chiaramente questo è il mio ricordo, no? È la mia percezione di come è successo tutto. Poi sappiamo che svolgersi degli eventi che hanno portato alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia è un po' diverso, però io me lo ricordo come una cosa che è veramente successa all'improvviso.
dalla mattina alla sera. Perché ovviamente l'hai vissuta così, peraltro so che con la tua famiglia, che non aveva peraltro nessun tipo di connotato religioso, no? Perché comunque... Perché a Sarajevo era pieno di famiglie, di matrimoni misti. Esatto. E andate a vivere in una cantina e un giorno tua mamma ti mette su quel pullman. Tu hai capito subito che lo faceva per il tuo bene o hai avuto il timore di essere abbandonato? Perché forse un ragazzino non è che se ne rende conto facilmente. Diciamo che noi la guerra inizia in aprile e noi usciamo a luglio, quindi stiamo 4 mesi, li passiamo sotto la, diciamo così, in guerra. Ma ahimè, quei primi 4 mesi di guerra erano tosti, perché non capivamo ancora cosa succedeva, anche le stesse Nazioni Unite, i caschi blu, non si erano strutturati, quindi cadevano veramente tante bombe, la città veniva bombardata a tappeto dalla mattina alla sera. In quel periodo lì, mentre noi eravamo ancora a Sarajevo, non so, succede la prima strage, quella della fila del pane, o il 29 maggio, che viene ricordato come la giornata record per quanto riguarda il numero delle bombe cadute, più di 3.000. E quindi era normale cercare di scappare da quella situazione, nel senso stare lì significava rischiare, perché noi comunque vivevamo in cantina, nei rifugi, cercavamo di ripararci. Però ecco, quando poi siamo usciti, quando i miei genitori mi misero su quel pullman, me e mia sorella, che aveva 9 anni, non credevamo che sarebbe durata così a lungo, no? Tutti noi avevamo questa idea che comunque prima o poi, a breve, le cose si sarebbero sistemate, quindi pensavamo che sarebbe stato veramente un distacco breve. Forse in quel momento non ci rendevamo conto che in realtà poi sarebbe stata dopo quanti lunga anni, come una vita. Dopo, lunga come una vita, dopo quanti anni hai rivisto tua mamma? Alla mia mamma poi riuscì anche lei a uscire da Sarajevo verso la fine della guerra, era 94, quindi dopo più di 2 anni. Guardo Rosella perché appunto poi Oggi parla, si collega da Bruxelles, sì. Perché nel frattempo insomma ha studiato in Italia e è stato in Italia, ma poi soprattutto adesso lavora presso la Commissione Europea a Bruxelles, dove vive con la sua famiglia, e quindi diciamo sono storie a lieto fine. Però l'idea che si sia dovuto subire quello che hanno subito ci colpisce e ci fa anche un po' vergognare. Sì, intanto sono molto emozionata di vedere Oggi, perché è stato molto importante per me il dialogo con lui e con tutti gli altri ragazzi che adesso Quanti sono ne hai appunto ascoltati? Degli adulti. Quanti ne hai Ho ascoltati? Scritto a moltissimi di loro, non tutti avevano voglia ovviamente di parlare. Ho instaurato diciamo un rapporto con 2 o 3 e poi ne ho parlato con 4 o 5 di più. Ed è stata un'esperienza comunque molto, molto forte, perché se ci pensiamo, queste persone hanno la mia stessa età, erano dall'altra parte del mare, dall'altra parte dell'Adriatico, erano uguali a me, ascoltavano la stessa musica, portavano gli stessi jeans, le Levi's 501, ma la loro vita è stata spezzata in due dalla guerra. Sono arrivata alla scheda, ve la faccio vedere così rifacciamo, ripercorriamo quegli anni. 5 aprile 1992. A Sarajevo inizia l'assedio più lungo, sanguinoso e drammatico del XX secolo, fino alla fine del febbraio del 96, 4 anni di lotte fratricide. Lo sfondo è quello della disgregazione della Jugoslavia, che con il crollo del comunismo viene percorsa da rivendicazioni di indipendenza dei vari stati che la compongono. La Bosnia indice un referendum e si proclama indipendente il 3 marzo del 1992, ma la città di Sarajevo vede al suo interno etnie diverse, musulmani, serbi e croati, che all'improvviso si ritrovano nemici. 13.000 uomini dell'esercito serbo-bosniaco circondano la città. Nei giorni seguenti, dalle colline intorno a Sarajevo, iniziano i bombardamenti. La popolazione civile è costantemente sotto il tiro dei cecchini, delle granate, dei colpi di mortaio, che non risparmiano ospedali e orfanotrofi come quello di Bielave, che si ritrova senza cibo, né acqua, né luce. È per sfuggire a questo orrore che, nel luglio del 92, parte un convoglio di 67 minori, 46 dei quali vengono proprio dall'orfanotrofio di Bielave. Gli altri sono figli consegnati dalle stesse famiglie alla fuga da Sarajevo verso una via di salvezza in Italia. E all'arrivo in Italia, tu scrivi, Rosella, Danilo,
che potrebbe essere Ogi, o forse è lui, non lo sappiamo, si chiese per quale motivo meritassero l'ovazione. Che cosa avevano fatto di straordinario? Non serviva alcun talento per essere un rifugiato, alcun impegno. Bastava la sfortuna di abitare in un paese in guerra, e la sfortuna non era uno spettacolo da acclamare. Fu così, Ogi? Sì, sì, l'arrivo in Italia è stato veramente emozionante, anche un po' esotico per certi punti di vista, perché io mi ricordo che siamo atterrati a Milano, all'Inate, se non sbaglio, e veramente ci colpì la città, che era piena di luce, queste insegne pubblicitarie, rumore, e veramente tanta gente che si era attivata attorno a noi. Adesso io non riesco a ricordarmeli tutti, ma so che ci sono state tantissime organizzazioni, amministrazioni comunali che veramente si erano impegnate ad accoglierci e a renderci la vita, la nostra permanenza in Italia, diciamo, meno dura. E così è stato? Meno dura possibilmente. E così fu, Ogi? Sicuramente sì, è stata dura chiaramente, perché poi la guerra è durata tanto, quindi per tanti anni non avevamo nessuna notizia di quello che succedeva, però d'altra parte veramente c'era un mondo di volontariato, di persone che ci venivano a visitare, che organizzavano le attività, quindi tutto sommato, a differenza di tanti miei coetanei che sono rimasti a Sarajevo, certo, che magari sono morti, hanno perso qualcuno, noi un'infanzia l'abbiamo avuta in qualche modo. L'hai fatto leggere il libro a Ogi? Sì, certo, Ogi l'ha letto. E Adis? No, non l'ho ancora letto perché sta in Australia. Ti manda un messaggio, vi manda un messaggio, Adis. Lui era un orfano dell'istituto. Sì. Ciao Rossella, durante la guerra che c'è stata in Bosnia nel 92, noi abbiamo deciso, cioè l'organizzazione umanitaria aveva organizzato un viaggio per i bambini per uscire dalla guerra. Dove ci siamo sostati, siamo messi lì a giocare un po' a pallone e poi abbiamo fatto una specie di partita, sai, i bambini dell'istituto, i bambini della famiglia, così. Però c'è stata una cosa che ha colpito a Ogi, è stato che io avevo una scarpa rossa e una verde. Non avevo altre scarpe per uscire dalla guerra. Questo è stato un momento che secondo me Ogi l'ha colpito effettivamente, che noi eravamo da un istituto, non da una famiglia. Col passare degli anni vivendo insieme nell'istituto a Egea Marina, abbiamo pian piano cominciato a legare l'amicizia di più. Noi meno male abbiamo continuato a rimanere in contatto, a sentirci, e ti voglio salutare e saluti dall'Australia verso l'Italia. Ciao. Peraltro tu l'episodio di Danilo, delle scarpe spaiate sì, lo racconti perché sembrava un omaggio alla bandiera italiana. Sì. Il titolo è il verso di una poesia, cosa facevo io mentre durava la storia, mi limitavo ad amare te, che è una frase bellissima, se ci limitassimo ad amare sarebbe già qualcosa, no Rosella? Sì, è una frase bellissima, una frase commovente secondo me, perché significa che quando la storia, cioè quando gli eventi storici si abbattono sulle nostre vite e le distruggono, quello che possiamo fare noi esseri umani e continuare ad amare, cioè aggrapparci alle relazioni che il destino ci ha concesso, e questo fanno i protagonisti di questo mio romanzo, si aggrappano l'uno all'altro. C'è anche una storia d'amore che non voglio anticipare, sì, ma varie insomma storie d'amore, diciamo un rapporto di amicizia che diventa amore, che si complica come tutti i rapporti più importanti della nostra vita. Non sono semplici, non sono lineari, sono complicati, lo sappiamo perché ne abbiamo avuto esperienza. Perché i rapporti più importanti sono no, complicati? No, non lo trovi. Secondo me sì, perché i rapporti quelli più importanti sono i rapporti che noi non abbiamo veramente scelto. Non abbiamo scelto nostra madre, nostro fratello. E le persone che amiamo, sì, le scegliamo ogni giorno, ma in qualche modo sono arrivate sulla nostra strada dal destino. Questi ragazzi si sono conosciuti, anche Ogi e Adis non si sarebbero mai conosciuti probabilmente se non ci fosse stata la guerra, perché appartenevano a mondi completamente diversi. Uno stava nell'orfanotrofio, uno invece aveva una famiglia borghese, quindi
È stato il destino che li ha messi l'uno sulla strada dell'altro e quindi non si sono veramente scelti in quel momento, ma in realtà si sono poi scelti perché hanno continuato a essere amici. È come dire, quando sei testimone del dolore di qualcuno, quella cosa ti unisce a quella persona per sempre. E c'è un'ultima cosa che ti volevo chiedere, perché so che tu ovviamente sei andata e tornata da un orfanotrofio di Sarajevo che non è più quello dell'epoca, che temo sia stato distrutto dalla guerra, e anche tu in qualche modo hai incontrato una ragazza lì con la quale ti sei scelta o non ti sei scelta, non lo so, è avvenuto comunque un legame? È avvenuto, sì, non so se tu sei mai entrato in un orfanotrofio, no. È una cosa molto impressionante perché io non me l'aspettavo almeno, cioè quando tu entri nell'orfanotrofio i bambini ti vengono subito addosso, ti saltano addosso, ti abbracciano, ti stringono forte, hanno proprio come una fame di contatto, di bisogno di contatto fisico, di amore, di attenzione, quindi è stato per me molto forte questo. Poi ho conosciuto questa ragazzina che aveva quasi 14 anni e che mi ha seguito per tutto il percorso. Io ero con una attivista che faceva da interprete perché conosceva l'italiano e mi raccontavano, insomma, mi mostravano l'orfanotrofio, mi raccontavano, e questa ragazzina mi seguiva per tutto il tempo e mi sorrideva. A un certo punto sono entrata nella sua stanza e aveva dei libri sul comodino, quindi io mi sono assolutamente identificata con la mia adolescenza, e non riuscivamo però a parlare di quali fossero questi libri perché lei sapeva pochissime parole di inglese. Quello che è accaduto è che prima che io andassi via lei mi ha mostrato un cuscino con scritto I love you sopra, e tu lì io mi sono assolutamente sciolta, e devo dirti che tutta la parte cerebrale, i libri, le cose eccetera, sì. Quello che contava era il messaggio d'amore che ti stavano insegnando. Sì, le ho poi mandato un pacco per il compleanno in cui le ho mandato alcuni regali per lei e per gli altri bambini dell'orfanotrofio, ma le ho mandato un mio vestito. E lei mi ha mandato poi una foto in cui si è messa questo vestito, che era un vestito di quando io ero più giovane, ecco, come un'eredità, come quando da ragazzina io mettevo i vestiti di mia madre. Rosella Postorino, mi limitavo ad amare te, e leggete, moltiplicatevi come dico io sempre, grazie anche a Oghi per averci restituito un pezzetto del suo vissuto, grazie, che detto, che detto ora sembra così, ma insomma non è facile. Non è facile, siamo felici di saperti con una bella famiglia a Bruxelles.